Inizia anche questo ottavo di Europa League. In campo Wimbledon e Real Baretti, la squadra di Cuccaro cerca l'impresa per arrivare ai quarti e sognare a quel punto in grande, perché vorrebbe dire superare una delle favorite di questa edizione di Europa League. Occhio subito al russo che prova con la punta, palla fuori sul fondo, Trincone, pallone per Autieri che allarga per Evangelista, troppo lunga, c'è stato forse il tocco sì di Telese. Allora andiamo a leggere le formazioni con Signori, la porta per Real Baretti, poi Ferrante, Di Carlo e Petrone a difesa Evangelista, Autieri e lui con la maglia blu che non ricordo il nome in questo momento, mentre qui prova ancora Russo, palla alta. Davanti l'unica punta è Trincone. Per il Wimbledon vedo Esposito e Albero sulle fasce insieme a Vollero che a proteggere la porta di Carlo Cuccaro, poi Tuccillo, Telese, Russo e ci manca l'ultimo che mi dimentico sempre, incredibile. Petrone prova il tiro, palla sul fondo, Posca a disposizione anche per il Wimbledon. Allora lui con la maglia blu per il Real Baretti e Gaviglia, quindi anche l'ultimo, ci manca solo il centrocampista centrale che tra l'altro conosco, ma non so perché ho un lapsus freudiano che non mi permette di ricordare il suo cognome. Allora Gaviglia qui chiuso, palla che arriva a Cuccaro che gestisce e cerca Tuccillo, pallone deviata, rimessa con le mani per il Wimbledon con Albero che cerca qualcuno in mezzo, ma ci sono solo maglie blu con Petrone che allontana, poi lo stop è buono di Evangelista, mezzo a due, pressato, torna indietro, pallone poi è lungo su cui arriva Esposito, buona la giocata per Tuccillo che non chiude l'1-2, ma arriva poi Albero che si lancia, la palla è uscita. Ok, era Iervolino che ci siamo dimenticati, mentre qui la palla è uscita. La rimessa è ancora per il Wimbledon. Esposito, Telese, anticipato da Petrone, anzi in realtà si fa scavalcare lui dalla palla. Signoriello allarga, Di Carlo centrale, Gaviglia, pallone per Autieri con Petrone che controlla e cerca il taglio lungo, bellissima palla, Trincone di testa non riesce a indirizzare bene questo tiro verso la porta, ma gran giocata di Petrone. Poi Russo prova l'1-2 con Tuccillo, esce Signoriello. Pallone per Ferrante, poi Autieri di prima non perfetto, il pallone è recuperato dal Wimbledon con Russo che prova ad allargare ma sbaglia. Petrone prova l'imbucata, c'è Esposito che chiude, prova a ripartire lui, si lancia, Petrone però lo chiude e subisce il fallo. Autieri, chiuso Gaviglia da Esposito, la rimessa è ancora blu, ancora per il Real Baretti, Autieri con un tacco quasi un po' troppo rischioso, però Petrone fa buona guardia, Ferrante. Pallone per Di Carlo, ancora Ferrante, chiuso, occhio a Iervolino che prova di sorprendere Signoriello, pallone però non si alza e quindi è facile per il portiere questa sera del Real Baretti. Non riesce ad evitare la rimessa con le mani Vollero, allora Di Carlo pronto ad andare lungo con le mani.
Autieri di tacco, esce Carlo, fa sul pallone, Esposito la perde, ancora Real Baretti che sta aumentando i giri del motore, la sponda per Gaveglia, chiude però Esposito, allora rimessa con le mani, Russo cerca di allargare, poi Esposito ancora, si lancia contro Petrone, arriva la chiusura anche di Ferrante, Telese anticipa con una gamba tesa. Petrone gestisce insieme a Ferrante sulla destra e torna ancora da Petrone. Ancora Ferrante cerca di gestire con calma. Real Baretti chiude bene Tuccillo. C'è Autieri che rischia. Telese, la palla resta lì, poi Telese ha un mancamento e non arriva sul pallone. Allora Ferrante chiude Tuccillo. Occhio Evangelista, chiuso, rallentato, Autieri apre benissimo di prima per Gaveglia, ancora Autieri, la bomba, era molto interessante, palla fuori di poco, oh no, si sta avvicinando, aia, questa è violenza sul lavoro, io denunzio il signor Schioppa, Vollero, Esposito, Russo non controlla, Autieri inciampa sul pallone, si rialza, protegge e guadagna rimessa laterale. Signoriello. Evangelista. Pallone per Gaveglia. C'è Ferrante che sale, centrale il pallone per Trincone che la perde contro Domenico Albero. Con l'esterno la palla buona per Russo, un poco troppo lunga, una grande traccia cercata da Albero. Occhio che parte Evangelista, velocissimo, supera due, poi la palla in mezzo per Trincone a vuoto, arriva Di Carlo che la scicca, clamorosa occasione per l'1-0 del Real Baretti con Di Carlo che a un metro dalla porta non è riuscito a impattare bene questo pallone. Allora ancora Real Baretti che provano a risalire. Evangelista si gira, tocca per Gaveglia che la perde, c'è fallo. Gaveglia. Evangelista chiuso, ancora Gaveglia sul pallone. Poi Trincone. Sinistro deviato, pallone in calcio d'angolo. Signor giudice, parlo già a lei. Occhio al tentativo di testa di Autieri, non riuscito. Poi Russo prova a ripartire, resiste fisicamente, prova ad accelerare. Poi però sbaglia il tocco finale verso Telese. E allora Petrone che risale il campo. Prova al doppio passo, va sul destro, solita giocata del terzino ormai decennale del nostro circuito. Fallo di Mario Iervolino. Petrone, palla lunga, chiude Iervolino, alla fine recupera e riparte il Wimbledon con un lancio lungo a cercare Tuccillo. Buono l'appoggio per Russo che protegge ma poi cicca il pallone al momento del passaggio. Risale il campo Autieri con Evangelista che si propone, chiude ancora Tuccillo, Esposito si dimentica il pallone, Iervolino riparte, accelera, porta palla, ancora lui, però poi il passaggio per Telese arriva un po' troppo tardi. Evangelista 1-2 con Gaveglia che riparte, Autieri di prima, ancora una palla molto interessante, perfetto anche lo stop di Evangelista che si allarga un po', la mano di Cuccaro evita l'intervento di Autieri, poi Trincone deviato, il suo tiro a botta sicura, ora però sta soffrendo il Wimbledon, palla in mezzo, secondo palo, Posca vuoto, Gaveglia rientra, il tiro ancora ribattuto e alla fine la rimessa ancora per il Real Baretti. Petrone, Trincone la sfiora soltanto, la palla comunque arriva poi a Signoriello,
con il Wimbledon che cerca di difendersi nella maniera più ordinata possibile. Petrone con il solito cambio gioco, Trincone con lo stop così e così, ma arriva comunque sul pallone, torna indietro. Ok, adesso da ora in poi Freddy Mercury in possesso di palla. Telese, c'è fallo di mano. Petrone, pestone di Telese, c'è vantaggio. Si sono fermati Telese e Petrone, ma non si era fermato Autieri. La rimessa poi comunque della Real Baretti, con Petrone che si incarica di rimetterla dentro, ma c'è Cuccaro, chiama il pallone, prova addirittura un tiro in porta con Signoriello che deve metterci le mani. È loco Cuccaro. Il pallone è per Ferrante. Di Carlo Ferrante, palla lunga. Gaveglia si gira su se stesso, poi Trincone la sponda per Di Carlo, centrale per Evangelista che la protegge e la rigira di lì dove c'è Petrone. Sale Petrone, solita finta, ancora lui col pallone tra i piedi, cerca Trincone sul secondo che ci arriva ancora, questa volta non può fare di meglio. Eccolo il loco Esposito con la finta rischiosa ma molto molto efficace, riparte, risale tutto il campo, poi viene chiuso alla fine Posca la scicca, ma la palla rimane comunque in possesso palla del Wimbledon, che sta facendo un possesso palla a dir poco rischioso. Alla fine il lancio lungo e impreciso. Petrone chiuso da Telese, la rimessa è sua con le mani, lunga per Autieri che controlla male. E allora Posca, Petrone di testa, ancora Posca con le mani, lunga di testa Ferrante, arriva Esposito che prova la bomba e ci perde il pallone. Grazie Andrea. Di Carlo, mentre schioppa, minaccia Danilo Di Maio come al solito. Esposito recupera la palla, tocca per Tuccillo anticipato, la rimessa è ancora Wimbledon. Esposito, lunga, russo anticipato da Di Carlo. Telese ci arriva, calcione forse su Russo, non per Schioppa. Occhio a questo pallone che schizza con Iervolino che cerca il lancio lungo. Si riparte con, dopo la piccola interruzione per il colpo subito da Russo, riparte Evangelista, dribbling, palla poi per Autieri, Petrone, Ferrante, Gaviria con il numero, tunnel su Tuccillo e poi fallaccio dello stesso Tuccillo. Telese recupera il pallone, Telese prova a lanciarsi, viene chiuso però ottimamente da Ferrante. C'è Esposito che riparte, inseguito da Trincone. Esposito col destro, troppo centrale, Signoriello, Petrone, anzi Autieri, Trincone con la sponda, doppio rimpallo, Tuccillo chiude, Telese porta palla, viene chiuso, pallone per Autieri, chiuso. Parte Gaviglia col destro, palla che si alza troppo. Esposito con lo stop, poi però viene chiuso fallosamente. Esposito con lancio verso Telese che la controlla bene, protegge palla contro due, prova il tacco ma non passa, poi Petrone subisce fallo. Autieri, palla allargata per Di Carlo che sale, ancora Autieri di tacco di prima, pallone interessante ma un po' troppo lungo. Ferrante, Autieri,
accelera, pallone per Caveglia, uno contro uno, prova a passare, chiude Iervolino, resiste e c'è fallo, anzi no, la rimessa è per la Real Baretti. Con le mani Autieri, pallone per Evangelista, due su di lui, resiste Evangelista, poi si ferma, torna sui suoi passi, la palla allargata per Autieri, Autieri ancora per Evangelista, col tacco per Autieri, chiude Posca, poi c'è stato un contatto. Si riparte, Signoriello apre per Ferrante. Petrone allarga ancora Autieri, Evangelista, lungo possesso palla per Albaretti, palla lunga poi cercato Di Carlo che ci arriva dopo il tocco di testa di Domenico Albero, al volo se l'è chiamata però e lascia Evangelista. Cuccaro, Albero accelera, allarga, c'è Esposito, prova ad andare via un avversario, resiste Esposito, palla dentro forte, non c'è nessuno in mezzo. Occhio a Telese che ci arriva di testa, il pallone per Tuccillo che prova, palla d'alto. Evangelista. Palla per Caviglia che con l'esterno cerca una pennellata con Posca che però ci mette la zampa. Esposito chiude Autieri, occhio che fuori dalla porta Cuccaro, la palla però è sbagliata. Ai ci sei, che uomo ripugnante, schio. La fronte, non la testa. No, la testa però la, si esprime nella fronte che la testa. Meno male che è tutto registrato, eh. Occhio Esposito. Chiude però benissimo Caveglia che riparte. Poi prova la palla dentro per Evangelista con Iervolino che spazza via questo pallone. Petrone con le mani. Evangelista si gira, palla fuori. Telese accelera, chiude Petrone, poi Telese non molla, alla fine frana addosso a Di Carlo. Di Carlo, Ferrante, il pallone per Petrone, ancora Ferrante, Di Carlo. Palla centrale recuperata per un attimo da Iervolino. Autieri controlla così e così ma guadagna comunque la rimessa. Caveglia. Di Carlo, Ferrante, Petrone. Accelera, poi prova la finta al lancio lungo che beffa anche noi. Evangelista spazio, destro! E ci mette la mano Cuccaro. Il primo intervento della giornata per il Loco Cuccaro. Palla dentro, secondo palo, c'è Trincone, occhio! Occhio a questo intervento, intanto riparte Albero, ci sarà sicuramente un check del VAR, il pallone dentro per Telese che col tacco trova ancora Albero. Albero dentro, chiude Petrone. Pallone per Caveglia, che accelera, cerca il taglio. State pensando ai puffi, cheat Carlo Cuccaro. Petrone dentro, Iervolino recupera, accelera, palla dentro per Telese, chiude però Ferrante, ancora Iervolino torna su questo pallone e subisce fallo, anzi finisce così. Il primo tempo è 0-0 tra Wimbledon e Real Baretti. Tutto pronto per il secondo tempo di Real Baretti Wimbledon. Primo tempo che si è chiuso sullo 0-0. Abbiamo visto partite più emozionanti, mettiamola così, di questo primo tempo un po' saporifero. Autieri, un po' saporifero questo.
Lezioni di fisica anche di Cuccarò. Questa partita, una sola grande due grandi occasioni per Real Baretti, una per Di Carlo che non ha impattato bene il pallone. Intanto attenzione a Gaviglia, palla dentro con Evangelista che si dimentica il pallone, comunque non riesce a controllarlo bene il pallone. È sul fondo Albero, Esposito protegge, non è fallo, allora Albero riparte, pallone per la chiusura di Iervolino, contrasto duro e fallo. Pronto Iervolino col destro, il pallone addosso alla barriera, ancora lui che però la perde. Ferrante riparte, Trincone anticipa tutti comunque Esposito. Cuccarò, piattone lungo verso Russo che però ha anticipato da Autieri che gioca con Petrone. Poi rischio di Petrone, alla fine esce però il Real Baretti con Evangelista che accelera. Ancora lui torna sul destro, chiude bene Iervolino. Posca, problemi di equilibrio che poi risolve. Grande giocata di prima con Russo che prova a lanciarsi, occhio, errore, Russo in aria, la palla in calcio d'angolo, che occasione questa con l'errore della difesa del Real Baretti che stava favorendo Russo. Pallone dentro, deviazione, secondo palo Posca, non ci arriva, Autieri prova a lanciarsi, Autieri non la mantiene in campo. Posca, lunghissimo. Telese la spizza, Russo prende la posizione alla Lukaku, ma non riesce poi a impattare il pallone. E allora Gaviglia, uno contro uno con Esposito. Pallone per Autieri, Evangelista. Autieri ancora, destro, schiacciato. Albero accelera sopra l'avversario. Il pallone e poi dall'altra parte, rischioso, Posca ci mette il piede, ma la palla è ancora del Real Baretti. Autieri dentro, sono in due, Trincone, uno contro uno con Cuccarò e c'è il gol di Trincone. La sblocca la Real Baretti, 1-0. Allora si può ricominciare con il sinistro di Telese, due volte pallone sul fondo. Si è sbloccato il match con un errore in fase di impostazione del Wimbledon. Real Baretti che l'ha sfruttato con la zampata vincente poi di Trincone. Petrone. Pallone per recuperato quasi da Albero. Senza il quasi, Albero, palla dentro, non passa. Poi la palla arriva addirittura a Cuccarò che la mantiene in campo, gestisce, prova il lancio lungo verso Telese. Lo stop è ottimo. Petrone chiude. Posca, lunghissimo. Telese, c'è fallo di Tuccini. Gaviglia. Petrone. Accelera ma la perde. Albero con la punta per Telese. Ancora Albero. Chiuso, poi però resiste. Tuccillo, chiuso. Allora Trincone, anzi Evangelista col destro, pallone sul fondo, pallone sul secondo palo, tutto solo, Trincone non riesce a impattare bene. E Cuccarò è pronto ad andare a lancio lungo, centrocampo tutto solo Albero che però deve adesso difendersi all'attacco dei due, resiste, allarga, Posca si allunga ma non basta. Autieri, Gaviglia, può salire Ferrante, centrale, non passa Gaviglia, Iervolino, la palla alla fine è in fallo laterale. Esposito, Telese, pallone ribattuto in avanti, la rimessa è per il Wimbledon. Cuccarò, lancia lungo, Telese, controlla così e così. E la palla è per Autieri, 1-2, servito Trincone che riparte, centrale, tacco, Trincone, anzi Autieri, si divora il gol del 2-0, Esposito, 1 contro 1 con Ferrante, resiste
Esposito poi la perde, allora Autieri con il tocco per Ferrante, che però non riesce a controllare, è fondo. Cuccaro e Tuccillo si chiamano, poi il pallone per lui con Telese, che però non riesce a recuperare palla su Petrone, gliela tocca, anzi no, la rimessa è bianca a Wimbledon, che prova ad avanzare. Posca verso Telese, di testa per Tuccillo al volo, la palla è alta. Ferrante per Autieri, Autieri per Di Carlo, che lancia lunghissimo per Trincone, che la controlla, poi Sombrero tentato, Cuccaro non esce, poi sì. Poi fa mea culpa Carlo, Cuccaro sale, porta palla, Cuccaro col destro. Una conclusione velleitaria di Carlo Cuccaro. Grande intervento di Iervolino, che poi prova, palla alta. Autieri ha un po' di spazio centralmente, ora lo chiudono in tre, chiuso a Iervolino, Albero porta palla, Iervolino non passa su Ferrante, che poi controlla, la perde, la recupera Petrone, palla sbagliata centrale di Petrone, Albero inciampa sul pallone, la rimessa è per gli Albaretti. Petrone, Autieri con la sponda, con il tocco di esterno, non riuscito. Tuccillo, Cuccaro, lancia lungo, Telese controlla, ma poi viene chiuso da Di Carlo. La rimessa è ancora per i Wimbledon, che sale. Esposito, destro, palla fuori. Trincone prova a cercare il taglio in profondità di Autieri, che però si era fermato. Allora la rimessa. Cuccaro cercherà il lancio lungo, che arriva in questo momento. Russo la controlla con l'occhiale, che volano. Mancava il colpo di occhiali, l'abbiamo anche visto in questo match. Petrone salta secco Albero, poi allarga, c'è la palla per Trincone, che cerca di prima qualcosa in mezzo, ma viene rimpallato da Posca. E allora ancora Real Baretti, Petrone in mezzo, Esposito la fa passare, Russo controlla e spazza, Telese la controlla, resiste, c'è anche Tuccillo, il pallone è per lui. Tuccillo va sul destro, prova a piazzarla, con il piede ci arriva Signorillo. Petrone la perde, ancora Tuccillo, controlla, palla dietro per Albero, centrale per Esposito, che se la alza, sbagliando tutto. Occhio al contropiede con Evangelista, che parte velocissimo, ancora Evangelista, palla dentro, ribattuto da Esposito. Con le mani, Ferrante, Posca svetta, Russo controlla, poi prova a partire, oddio, il pallone per Gaveglia, col destro, parata di spalla di Cuccaro. Non bella da vedere, ma efficace questo intervento di Cuccaro. Come te, gira, gira tutto. Tu neanche efficace, ento. Sali, sali. Occhio al pallone per Gaveglia, Esposito chiude. Ancora Real Baretti, Autieri col sinistro, ci mette il piedone Vollero, oh no. Ti togli da mezzo, gira, Petrone, Signorillo, Di Carlo, chiude Telese, quasi recupera palla, Autieri, Petrone, Petrone accelera, cambia passo, poi Posca però, intervento alla Chiellini di Posca. Di Carlo lancia lungo, ma c'è ancora Posca. Di Carlo, Esposito la controlla, occhio che può provare, destro però schiacciato. Occhio a Di Carlo, Trincone con la sponda di prima, ma non c'è nessuno. Schioppa ha deciso oggi di occupare sempre la telecamera. Russo, Telese, sponda, Albero, palla dentro, Tuccillo la gira male. Vollero, c'è lui, ultimo uomo, lascia Cuccaro.
Lancio lungo di Cuccaro, la testa di Albero. Gioca. Telese la controlla. Il pallone per Russo. Russo col tacco per Esposito. Palla ancora lì. Gioca. Alla fine ci mette il piede di Carlo. E poi la palla è uscita. Tuccillo controlla. Manda a vuoto Trincone. Tuccillo prova ad andare via. Grande giocata. Poi accelera ancora. Telese. Anticipato. Allora siamo dall'altra parte con Trincone che accelera. Sul fondo, Trincone, doppio passo, se la porta fuori. Vollero, sale anche Cuccaro, è loco. Vollero col destro, Telese mette il piede. Di Carlo. Gaveglia. Esterno per l'inserimento di Autieri, che accelera. C'è l'intervento sul pallone di Vollero. Rischioso ma preciso. Evangelista. Va lui a battere con le mani. Autieri lo stop di petto. Poi tacco però. La palla è per Albero che non gioca con lui. Albero accelera. Palla dentro per Tuccillo. Ancora dentro per Albero. A vuoto Petrone ma la palla è ancora sua. Signoriello. Pallone per Ferrante, Trincone, sinistro giro, non vediamo nulla, Cuccaro la para, Cuccaro parte, Cuccaro ancora, fino in fondo, poi la gioca in mezzo, tacco diventato da Russo. Autieri col tacco, non c'è nessuno dei suoi. Vollero anticipa anche Cuccaro. Palla che arriva ad Albero. Telese controlla, dentro. Russo la fa passare. Poi cade in maniera abbastanza sbilenca. Comunque la rimessa è non è di Signoriello. Tuccillo. Tuccillo con le mani. Palla dentro, Albero prova a coordinarsi. Non impatta il pallone. Arriva Autieri a proteggere. Posca ci mette il piede. Palla che resta lì. Si ostacolano in due. Russo e Albero e sbagliano clamorosamente il gol del pareggio. Vanno tutti e due sul pallone. E si ostacolano. Nessuno dei due riesce a battare bene la sfera. Esposito alza un campanile. La palla è fuori. Occhio è tutto solo Evangelista. Che parata ha fatto Cuccaro. Che parata ha fatto. Ma mi dispiace per lui perché era un po' coperto, quindi non si vede. Non mi dare baci che mi fai schifo. Pallone per Gaveglia. Controlla. Prova ad accelerare. Supera il primo. Poi tocca per Evangelista. Ancora il tacco. Esce Cuccaro. Occhio che parte. Prova a ripartire Cuccaro. Con l'esterno sbaglia. Troppo forte, troppo forte. È loco. Cuccaro. Vollero. Centrale il pallone. Tuccillo non ci va. Non l'ha toccata Ferrante. Trincone, altro colpo di occhiali. Oggi volano occhiali. Allo sbordone League. La palla non è uscita comunque. Vollero. Pallone dentro, troppo lungo. Esposito. Esposito dice addio ai suoi occhiali. Trincone. Palla dentro, Posca col petto. Cuccaro prova a partire con un lancio lunghissimo. Ferrante di testa, poi Albero. Ancora Ferrante, si allunga, il pallone si alza, il pallone per Autieri che non controlla, no, è uscita. Laterale bianco. Vollero, palla che passa, Russo prova a lanciarsi, Russo resiste, ancora lui, passa, ma poi viene chiuso. Gaveglia, attraversa tutta la propria area di rigore, poi resiste anche l'attacco di Albero, trova Evangelista, che accelera. Un po' di spazio.
ancora Evangelista, tunnel su Iervolino per servire Autieri, ancora Evangelista, Autieri 1-2, tiro ribattuto, Iervolino parte velocissimo, è un 3 contro 2, ora 3 contro 3, Iervolino con la punta per Tuccillo che fa la sponda per Albero, Albero subisce fallo. Vollero ha provato a tirare di subito senza chiamare distanza. Qui la palla attraversa tutta l'area di rigore, arriva sul fondo. Esposito in palla, 3 contro 3, Albero destro, Signoriello. Palla lunga, è tutto solo Autieri. Pallonetto alto, Cuccaro. Lancio lungo, Tuccillo non la tocca, poi torna sul pallone lui, Esposito, doppio passo, punta per servire Tuccillo, finta, non calcia, poi Esposito si lancia, la palla è uscita. Occhio che è un 3 contro 2 anche per il Real Baretti, Autieri, palla dentro, chiude Esposito, la palla rimane comunque lì, Trincone col tacco va via, poi Vollero, grande intervento, in scivolata, chiude, Iervolino. Albero, in mezzo a due, la perde, Esposito tira un calcione, fallo. Occhio, battuta subito questa punizione, al volo, Autieri, destro, che buca a Cuccaro ed è 2-0, quando mancano pochi minuti al termine, è un gol che può mettere la parola fine sull'avventura del Wimbledon. Schioppa? Schioppa non risponde, vabbè. Iervolino la perde, Esposito recupera, poi la perde anche lui, allora Trincone si lancia uno contro uno in aria, chiuso da Vollero, occhio, Cuccaro, parte, a spazio, prova ad accelerare ancora, con la punta Tuccillo, è chiuso, ancora Cuccaro che è rimasto qui, Russo in aria, la gira, Posca! Ha segnato Posca, 2-1, la riapre il Wimbledon. La riapre il Wimbledon con Posca. Vale 2 il gol di Posca. Ah, vale 2, ah, vale 3 forse, no? No. Recupera ancora il Wimbledon che adesso prova una rimonta incredibile. Russo non arriva sul pallone. La palla è uscita dal campo. Grazie. Tuccillo. In mezzo, Telese si arrampica, la palla resta lì, Autieri, Esposito, non controlla, poi subisce fallo. Carlo si prende questa responsabilità, prova ad andare, col destro, l'esterno addosso alla barriera, Vollero la rimette, Russo prova a girarsi, Petrone chiude, Albero, la rimescola. Telese si è chiamato e lascia Tuccillo. Signoriello, palla lunga, Esposito esce col petto, accelera, la tocca per Russo, Russo per Esposito, Russo fuori dal campo. Ultimo minuto e mezzo barra due al termine di questo ottavo di Europa League, 2-1 per Real Baretti. Esce Cuccaro con la mano, poi parte, tacco, fallo. Una delle ultime azioni, salgono i ragazzi del Wimbledon, Cuccaro la mette dentro, palla però bassa, allora Trincone si mette davanti col corpo, la protegge, si lancia, Esposito controlla e poi rimescola alzando un campanile. Trincone allontana, ma c'è Iervolino che calcia male. A Luca, a Luca, tutto questo Luca. Trincone, stoppa di petto, poi col piede. Vollero chiude, riparte lui, resiste, ma poi la perde. Ferrante, allarga tutto, c'è tutto solo Evangelista. Uno contro uno, destro, ribattuto. Tuccillo, col tacco. Sbaglia tutto Tuccillo, altra occasione persa dal Wimbledon.
30 secondi al termine, poco più. Tuccillo di testa tra le braccia di Signoriello che si accartoccia sul pallone. Signoriello lungo. Vollero. Palla che arriva tra le braccia di Cuccaro. Sale lui per le ultime giocate. Albero. Palla per Telese che è tutto solo. Telese, la finta. Sinistro. La palla è fuori e finisce qui. Il match è 2-1 per il Real Baretti che si qualifica ai quarti di Europa League. Siamo con Autieri per il Real Baretti. Buonasera. Partita vinta, sofferta, 2-1, vi qualificate ai quarti di Europa League. Adesso l'obiettivo può diventare la Coppa. Sì, il nostro obiettivo era vincere la Champions, anche se comunque siamo una squadra del primo anno in questa edizione, però adesso dobbiamo guardare avanti l'obiettivo Europa League. E quindi un messaggio anche a tutte le altre pretendenti per questa Europa League. Abbiamo qui anche Carlo, la Real Baretti può essere una delle favorite. Ormai sì, sono una delle... Maro, che cosa è successo qua? C'è un po'. Devono essere una delle pretendenti perché sono usciti in malo modo agli ottavi di Champions e questa è l'opportunità per rifarsi. Oggi hanno fatto bene, secondo me. Partita equilibrata, sì. Allora, complimenti, in bocca al lupo ad Autieri, a tutto il Real Baretti. Noi siamo una squadra di cacca. Messaggio per i tuoi? Messaggio per i miei, che io li avevo avvertiti. Oggi veramente bastava fare qualche, veramente due gol, tre gol e portarlo a casa. Alla fine avete perso con un errore in fase di impostazione, una disattenzione su una punizione battuta veloce. Poi sono avvilito. Però è stata una grande settimana sbordone Liga, anche questa vittò. Stiamo perdendo i pezzi, che video. E facciamo un saluto, devi scappare? Io devo scappare. Di là si gioca, di là ancora Lugo e Sporting stanno giocando l'avversario del Baretti. Salutiamo da questo lato la SL Cam con Vittorio Donacci e Carlo Gioco. Ciao. Ciao ragazzi.